uccise un ladro, un uomo che si era introdotto all'interno di casa sua. A che punto è innanzitutto la sua posizione attuale in materia di giustizia? Allora, diciamo che diciamo da quel giorno lì, dal 19-20 ottobre, ancora tutta l'imputazione è quella che è stata fatta. Diciamo che ad oggi di ufficiale non è stato comunicato nulla. Ancora non va bene, io non voglio indagare di più su questa storia. Lei è qui per raccontare come testimone diretto che cosa sia la legittima difesa. Lei è ovviamente appartenendo, come dire, anche ad una linea politica che chiede e invoca la legittima difesa, è per una certezza di difesa comunque. E in ogni caso, cioè se si introduce qualcuno in casa mia e Allora, guardi, prego. qui si fanno tante parole, no? Tutti che parlano, che fanno, però la verità è soltanto in poche parole, cioè la casa, la proprietà privata è un sacrosanto diritto che è sancito dalla Costituzione e va rispettato. Qualsiasi persona ha il diritto di difendersi nella propria casa. Oggi invece non c'è più questo diritto, perché uno viene vincolato da processi, cose varie. Allora, cerchiamo di capire una cosa. Cioè, le leggi devono essere fatte chiare, perché oggi il PD fa ostruzionismo nei confronti di questa modifica, che comunque sicuramente ci metteranno una pezza, non sarà mai una legge chiara. Noi abbiamo bisogno, ma dico noi perché io rappresento tanta gente che mi ferma per strada, che vive in una certa situazione. Questo qui è un reato gravissimo. Voi dovete capire che è un atto di terrorismo individuale, riconosciuto anche dalla Corte, diciamo, costituzionale dell'ONU. Perché la violenza alla persona va messa, loro la vedono come violenza alla persona e va punita con una pena non inferiore ai 15 anni. Perché già nel nostro ordinamento, se lei somma la violazione del domicilio 3 anni, la furto e rapina 5 anni, violenza alle persone, e non soltanto, ma queste persone qui non vengono mai incriminate per associazione a delinquere, che è una pena molto più alta. Allora, io da quella sera là mi sono messo a urlare perché mi hanno rovinato la vita. Allora il PD non capirà mai queste cose, perché la gente che è contraria a queste leggi deve capire una cosa, dovrebbero fare dei convegni e capire in quella situazione lì il comportamento della vittima. Allora, Cioè, la vittima sono io, non è chi entra in casa mia. Sicilia, non metti. Perché Sì. No, vada, posso andare perché? avanti? Concluda, prego, prego. Allora, perché sui reni ci sono due ghiandole che producono adrenalina. Questa adrenalina le modifica completamente l'organismo. Lei si allargano le pupille, tutte le arti si rigidiscono, le blocca lo stomaco, diventa pallido, rischia anche di svenire. Allora, lei in quella situazione lì è normale, o combatte o scappa, non può fare altrimenti. Qualsiasi persona che ama la propria famiglia, la sua famiglia, suo marito, la moglie, i figli, chiunque la difende ed è un sacrosanto diritto. È questo che non riescono a capire. Se Sicilia. questa gente che vuole modificare con questo buonismo qua là, non c'è, ci vogliono regole chiare, certe, punto. Chiuso, la pena va fatta eclatante e va scontata tutta, come lo fanno in altri paesi. Ma perché noi dobbiamo essere da meno? Cioè, chi parla di queste situazioni non lo sa com'è. Allora, io la fermo nel mentre la fermo, ma poi ovviamente verrà la riporto nella discussione, insomma, mentre lei parlava vedevamo le grafiche.